Cari fratelli e sorelle, condivido con voi un racconto di intervento divino e visione sacra, testimoniato dalla beata Anna Catarina Emmerich nel solenne giorno del Venerdì Santo del 30 marzo 1820. Una visione che riporta alla luce in maniera straordinaria quei drammatici momenti, mostrando aspetti totalmente nuovi sulla passione di Gesù. Quel Venerdì Santo, suor Anna Catarina Emmerich contemplava il sacro momento della discesa dalla croce del nostro Signore Gesù Cristo, quando fu sopraffatta da uno svenimento così profondo, da sembrare avvolta dalle braccia della morte stessa. Eppure, quando si risvegliò, sebbene le sue sofferenze non fossero mitigate, pronunciò queste parole, con una voce toccata dal divino: «Mentre contemplavo il corpo di Gesù riposato sulle ginocchia di sua madre, dissi a me stessa: "Guarda quanto è forte Maria, non mostra neanche un attimo di debolezza". Prima di ascoltare le straordinarie parole, che sono sicuro colpiranno nel profondo ognuno di noi, vi invito a entrare a far parte della comunità di fede e preghiera iscrivendovi al canale. In molti guardate i nostri video pur non essendo iscritti, e per noi invece il vostro supporto è davvero importante. Adesso torniamo a quei drammatici momenti, dalla trascrizione delle parole di Anna Catarina Emmerich, grazie agli scritti di Clemens Brentano. Ascoltiamo questa visione santissima. Vidi la Vergine seduta a terra su una coperta, con la schiena appoggiata ad alcuni mantelli arrotolati. Aveva il ginocchio destro leggermente sollevato, sul quale riposava la santa testa di Gesù, il suo corpo steso sul sudario. La Santa Madre, per l'ultima volta, cullava i sacri resti del suo amatissimo figlio, al quale, durante il suo lungo martirio, non aveva potuto offrire alcun segno del suo amore. Baciava e adorava quel corpo, orribilmente sfigurato e insanguinato, meditando profondamente sulle sue profonde ferite e sul terribile patire, mentre Maria Maddalena posava delicatamente il suo volto sui suoi piedi sacri. Nel frattempo, gli uomini si erano ritirati in una piccola depressione a sud-ovest del Calvario per preparare gli oggetti necessari per l'imbalsamazione. Cassio e i soldati convertiti rimanevano a rispettosa distanza, in attesa di offrire assistenza. Giovanni si muoveva tra il gruppo degli uomini e quello delle donne, che passavano ai primi vasi, spugne, lini, unguenti, spezie e tutto il necessario. Fra le donne vidi Maria di Cleofa e Veronica. Maria Maddalena era sempre accanto a Gesù. Maria, seduta, osservava tutta la scena. Accanto al gruppo dei discepoli, vidi pelli e un vaso pieno d'acqua posto su un fuoco di carbone. Nel suo indicibile dolore, la Santa Vergine manteneva una magnifica presenza di spirito. Non poteva lasciare il corpo del suo figlio in uno stato così orribile, e così iniziò a cancellare le tracce degli oltraggi che aveva subito. Con estrema delicatezza rimuoveva la corona di spine, aprendola dal retro, e poi posava la corona vicino ai chiodi. Usando una sorta di pinze rotonde, rimuoveva le spine che erano rimaste nella testa del Signore e le mostrava tristemente alle pie donne e ai discepoli. Anche queste erano raccolte vicino ai chiodi e alla corona. Alcune erano conservate separatamente. Vidi la Vergine lavare la testa e il volto insanguinato del Signore, passando la spugna bagnata sui suoi capelli per rimuovere il sangue coagulato. Mentre puliva il sacro corpo del suo figlio, contemplando le sue numerose ferite, aumentava la sua compassione e tenerezza per le immense sofferenze che aveva subito.
La Santa Vergine lavava le ferite sulla sua testa, il sangue che riempiva i suoi occhi, le narici e le orecchie, con una spugna e un piccolo lino posato sulle dita della sua mano destra. Allo stesso modo puliva la sua bocca semiaperta, la lingua, i denti e le labbra. Poi la madre addolorata divise i capelli del suo figlio in tre parti, una per ogni tempia e l'altra dietro la testa. Quando ebbe districato i capelli davanti e li ebbe resi lucidi e lisci, li fece passare dietro le orecchie. Una volta pulito il capo, dopo aver baciato suo figlio sulle guance, procedette infine a pulire il collo, le spalle, il petto, il dorso, le braccia e le sue tenere mani ferite. La Madonna Dolorosa lavò e pulì, una per una, tutte le numerose e orribili ferite. Solo allora fu possibile per lei vedere in tutti i minimi dettagli i terribili martiri subiti dal suo figlio. Le ossa del petto e le giunture delle membra erano tutte dislocate e non si potevano piegare. La spalla portava la spaventosa ferita della croce e la parte superiore del Santissimo Corpo era coperta da lividi e ferite. Sul lato sinistro del petto c'era una piccola ferita da cui era emersa la punta della lancia di Cassio. Sul lato destro si apriva la larga ferita dove la lancia era entrata, trapassando il cuore da parte a parte. Maria Maddalena, inginocchiata, assisteva la Santa Madre, senza mai lasciare i piedi del Signore. Li bagnava per l'ultima volta con le sue lacrime, li asciugava con i suoi capelli e vi posava il suo pallido volto, con cui, per rispetto, non osava toccare quello di Gesù. Il Santissimo Corpo, che aveva assunto un colore bianco-bluastro, perché era dissanguato all'interno, riposava sulle ginocchia di Maria, la quale, lavati il capo, il petto e i piedi del figlio, li coprì con un velo e iniziò a passare il balsamo su tutte le sante piaghe. Le pie donne, inginocchiate davanti a lei, le passavano di volta in volta una scatola, da cui ella prendeva gli unguenti e i preziosi balsami con cui ungeva le ferite del figlio. Maria Santissima unse anche i capelli. Poi prese nella sua mano sinistra entrambe le mani di Gesù e le baciò con profondo rispetto. Infine riempì con un unguento i larghi buchi prodotti dai chiodi e lo stesso fece con la profonda piaga del costato. L'acqua che era servita a lavare le ferite non veniva gettata, ma era raccolta solertemente in otri di cuoio, nei quali venivano spremute anche le spugne. Vidi Cassio e i soldati attingere acqua alla fontana di Gion. Quando la Santa Vergine ebbe imbalsamato tutte le ferite, avvolse il sacro capo nei lini, ma senza coprire ancora il santo volto. Ella chiuse gli occhi semiaperti del Signore, lasciandoli riposare sulla sua mano. Poi gli chiuse anche la bocca, baciò il Santo Corpo e accostò il suo volto a quello del Figlio. Fu interrotta da Giovanni, che la pregò di separarsi dal corpo del Figlio, perché il sabato era vicino e lo si doveva seppellire. Obbediente, ella abbracciò per l'ultima volta le sante spoglie e se ne distaccò con profonda commozione. Dopo averle tolte dal grembo materno, gli uomini portarono le sante spoglie nell'avvallamento del Golgota, dove avevano preparato tutto il necessario per l'imbalsamazione. Lasciata di nuovo ai suoi dolori, Maria Santissima, con il capo coperto, cadde svenuta tra le pie donne. Maria Maddalena, come se fosse stata derubata del suo amato sposo, fece qualche passo avanti tenendo le braccia protese verso il corpo del Signore,
poi ritornò vicino alla Vergine. Il corpo del Salvatore venne adagiato su un lino lavorato a maglia. Cari fratelli e sorelle, le parole di Katharina Emmerich spingono a una profonda meditazione sui quei drammatici e dolorosi momenti che nostro Signore ha patito per la salvezza di tutti noi. Meditiamo su queste parole e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. E non dimenticate di iscrivervi al canale per entrare a far parte della comunità di fede e preghiera. Che Dio benedica tutti noi.